dentro di sé, dentro ogni persona, c'è un'energia pura, libera, che è pronta a venire alla luce con il risultato fare il posto. Molto spesso non trova lo spazio perché il nostro interno è pieno di pensieri, di ricordi, di immagini, di giudizi, condizionamenti. Questa energia non trova lo spazio. Questa è l'energia del presente. E quella spinta interiore che Carl Rogers definisce la tendenza attualizzante, quell'inclinazione inarrestabile che ci spinge a seguire la nostra linea di sviluppo, nonostante le difficoltà, gli ostacoli che si incontrano normalmente nella vita. Tutti voi siete capitati di crollare, di vedere persone che sono crollate proprio e di rialzarsi. È la tendenza attualizzante, la spinta che ognuno ha verso la vita, verso il benessere, che alla fine prepara da dentro. Ognuno di voi ce l'ha dentro. E non potrà mai essere eliminata questa tendenza attualizzante. E solo questo dobbiamo fare bene. Raccontava Rogers, diceva, ricordo che durante la mia adolescenza conservavamo la nostra provvista di patate per l'inverno in un recipiente posto sotto una piccola finestra. Le condizioni non erano favorevoli perché le patate germogliavano ugualmente. Dei panni di germogli biancastri uscivano. Una specie di disperata espressione di quella tendenza alla sopravvivenza, a vivere, quella tendenza direzionale innata di cui ho parlato prima. Diceva Rogers, non diventavano mai una pianta, non maturavano, non esaurivano la loro reale potenzialità, ma pur nelle più avverse condizioni, cioè senza acqua, senza luce, magari senza terra, si sforzavano di vivere, si sforzavano di farlo. La vita non cede mai. E forse proprio da queste osservazioni Rogers ha trovato lo stimolo per la sua teoria che ha influenzato tutto il mondo. Questa tendenza attualizzante, la valutazione organistica. Per questo quando smettiamo di lottare, di complicarci la vita con i pensieri, lasciamo spazio a questa tendenza attualizzante, quando smettiamo di pensare a noi stessi, ai nostri drammi, questa energia è pronta ad affiorare. Occorre fare il posto. Come? Imparando a fare silenzio. Cioè il silenzio non solo fuori di noi, ma soprattutto dentro di noi, il silenzio dei pensieri. Il silenzio è l'espressione della pace, dell'armonia, e crea le migliori condizioni sia per l'attività fisica e anche spirituale. Chiama il silenzio, ripeto, il silenzio dei pensieri. Riesce a poco a poco a realizzarlo in tutto quello che fa, nella sua quotidianità, quando parla, quando cammina, quando lavora, quando fa qualsiasi cosa, diventa più attento, più concentrato, più sensibile, più delicato, più consapevole. Tutte le sue azioni, i suoi gesti, i suoi atteggiamenti hanno più spessore. Quindi diventa più di valore, quasi più vero, meno superficiale, insomma. Si sente di più, si viene sedisco e sentito di più anche dagli altri. E tutte le situazioni sono impregnate di qualche cosa che sembra venire proprio da un altro mondo. Anche nel caso di quei gruppi di incontro, più forte è la dimensione del silenzio, della consapevolezza.
partecipanti tendono a coinvolgersi e a muoversi verso il benessere. E la presenza silenziosa del facilitatore, che può essere anche un caso o uno psicoterapeuta, la presenza silenziosa è fondamentale, perché per proteggere questo movimento crea lo spazio, agevola quel movimento, quella crescita, quella consapevolezza di tutti i partecipanti. Come? In maniera silenziosa. E tutto avviene spontaneamente, perché già potenzialmente esiste tutto questo in ogni persona. E ogni persona è dotata di un intrinseco potere personale e ha la possibilità, secondo Rogers, di affrontare nel modo migliore un'epoca difficile, complessa e ricca tanto di cambiamenti quanto di contraddizioni, come la nostra vivenza, la crisi di questa società ci mette a dura prova. Però secondo Rogers, già Rogers diceva che ogni persona comunque ha dentro di sé la potenzialità per riuscire ad affrontare tutte le avversità di un'epoca difficile come la nostra. E Rogers già negli anni 70 sosteneva l'importanza per l'umanità di affidarsi alla propria forza interiore e ai suoi effetti intensamente trasformativi. E invece noi che facciamo? La maggior parte di noi passa la vita ad aspettare di essere felice, o peggio ancora a lottare continuamente con l'esterno per esserlo. Perché convinta che questo accadrà quando magari ha avuto successo, quando avrà incontrato il partner o la partner giusta, quando avrà guadagnato più soldi, quando avrà comprato l'auto, la casa, il vestito più bello. Quindi la lotta con l'esterno. E a volte sprechiamo tutta un'esistenza in attesa che accadano cose che poi non accadono mai. Scriveva Pascal già nel 600, ognuno di esamini i propri pensieri, faccia un esame della sua vita e vedrà che esamini i propri pensieri, li troverà occupati che cose progetti nel passato o nell'avvenire, cosa dobbiamo fare, o nei rimpianti di ciò che non abbiamo fatto, non siamo diventati, non pensiamo quasi mai al presente. Il presente non è mai il nostro obiettivo, il nostro scopo, e per questo non viviamo mai, ma speriamo di vivere. Invece solo il presente è la nostra vita e dovrebbe essere la nostra priorità, il nostro obiettivo. Perciò dobbiamo imparare a far tacere i nostri giudizi, dobbiamo imparare a non dirci niente, ad accettarci così come siamo e ad essere più consapevoli del presente. C'è qualcosa in noi che sa sempre cosa fare. E quando abbiamo individuato quella cosa, mentre la facciamo, non pensiamo ad altro. Alleniamoci semplicemente a stare in quella cosa, a osservare, a concentrarci solo in ciò che stiamo facendo. Lasciate fare l'istinto, che poi è l'altra faccia dello spirito. Faccio quello che posso, diceva Bauer, senza rimpianti per gli sforzi che non ho fatto in passato, nessuna impotenza nei confronti di obiettivi che non potrò mai raggiungere, nessuna frustrazione per ciò che non sono diventato. Dice, oggi io sono l'albero più bello che il mio sé, con la S maiuscola, ha generato e continua a generare. Quindi senza rimpianti, senza giudicarsi continuamente. Questa è l'accettazione di sé. Uno dei
deve fare lo sforzo che gli compete, cioè deve fare quello che può fare, senza forzare la sua natura, per tornare protagonista di se stesso e della sua vita. Grazie alla sua consapevolezza.